La scorsa settimana, a sorpresa, Microsoft e Sony si sono alleate, annunciando una collaborazione legata ai servizi di cloud, l'intelligenza artificiale e i semiconduttori. A quanto sembra, però, questa partnership non avrà alcun effetto sul brand PlayStation. Prima di entrare nel merito della vicenda, tuttavia, vi invitiamo a iscrivervi al canale e attivare la campanella delle notifiche per unirvi a noi di EveryEye.it. Secondo quanto riportato dal quotidiano finanziario Bloomberg, molti dipendenti della divisione giapponese di Sony Interactive Entertainment non hanno reagito bene alla notizia dell'accordo stretto con la concorrente americana, tanto che la dirigenza è dovuta intervenire sulla questione, spiegando come questa collaborazione non avrà effetti di alcun tipo su PlayStation e non cambierà in nessun modo i piani per il lancio e il futuro di PS5. Le trattative tra le due aziende sembrano essere iniziate nel 2018 e gli accordi sono stati presi tra i dirigenti di Sony Corporation e Microsoft, lasciando fuori qualsiasi servizio legato all'ecosistema PlayStation. Sembra inoltre che la compagnia giapponese avesse contattato in passato anche Amazon per una partnership legata al cloud gaming, ma senza esiti positivi. Secondo altri rumor, anche Microsoft e Nintendo si starebbero alleando per fornire servizi dello stesso tipo su Switch e in generale per migliorare l'infrastruttura di rete legata alla piattaforma ibrida. Stando alle indiscrezioni, potrebbe essere stato proprio l'accordo tra la casa di Redmond e Sony a spingere l'azienda di Super Mario ad un interesse verso una partnership simile. Senza dimenticare che i primi segnali di contatto tra i due colossi del gaming hanno portato all'esordio di Cuphead su Switch. In futuro, quindi, potremmo vedere una Microsoft al centro di numerosi accordi con la concorrenza, impegnata nello sviluppo di un futuro che dovrà tenere testa a servizi come Google Stadia. E voi cosa ne pensate? Nei prossimi anni potremmo vedere addirittura tutte e tre le aziende unite sotto la bandiera del cloud gaming? Diteci la vostra nello spazio dedicato ai commenti.